I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Spero che vi sia piaciuta la serie sul viaggio in centro Italia, in Toscana. Oggi appunto vi vorrei fare il punto della situazione su come mi sono trovato nelle strutture alberghiere, su come mi sono comportato più che altro, perché come vi ho anticipato sono partito senza prenotare, ho preso posto direttamente struttura, oppure ad esempio l'ultimo giorno in hotel ho prenotato un'ora prima tramite Booking. Quindi appunto in questo video voglio analizzare un po', oltre i costi, anche comunque a come mi sono trovato con la prenotazione e con le sistemazioni. Qua vi ho elencato un po' i prezzi a notte che ho pagato in questo viaggio. Vi dirò, non starò a elencare tutti i prezzi del viaggio, ma appunto mi voglio soffermare su quello che è il pernottamento nelle strutture alberghiere, nelle strutture ricettive. Una notte l'ho fatta in campeggio e ho pagato 19 euro. Le due notti successive, dove ero all'Argentario, e il giorno dopo sono andato all'isola del Giglio, ho pernottato per due giorni in un bungalow, in un campeggio, e ho pagato 40 euro a notte, ovvero 80 euro. E il terzo giorno, il quarto giorno, ho pernottato in hotel. In pratica il prezzo su Booking era 23 euro. Però visto che non ho avuto modo di fare colazione in struttura, mi sono stati accreditati, diciamo scontati, 3 euro e ho pagato 20 euro. Con questo video non è che vi voglio dare consigli di non prenotare, perché poi dipende anche dalle situazioni. Ad esempio, io mi sentirei di escludere, se si viaggia da soli, il bungalow, perché comunque 40 euro a notte, se andiamo a vedere a parità di servizi, si pagherebbe la metà in hotel, e in hotel si hanno anche più servizi, quindi ho pagato la metà, 20 euro, comunque calcolando che mi trovavo fuori stagione, quindi comunque i prezzi penso che dovrebbero essere un po' più bassi rispetto all'altra stagione. Comunque il bungalow fa 40 euro a notte, penso che a livello di qualità e di servizio che comunque offre sia davvero un po' esagerato come prezzo. Però non mi lamento, mi sono trovato comunque bene, però in un viaggio futuro sicuramente questa opzione la scarterò a priori e magari cercherò invece che il bungalow, andrò magari piuttosto in hotel. Se stiamo a vedere anche il prezzo del campeggio, comunque non si discosta molto dal prezzo dell'hotel, che anche qua dire vabbè, una notte in campeggio mi costa come una notte in hotel, allora preferirei andare in hotel, perché comunque è più servito. L'unica cosa che comunque in campeggio comunque non c'è magari l'obbligo di prenotare, almeno il bungalow sicuramente in alta stagione è da prenotare se lo volete, se siete magari in due o tre persone diciamo che potete ammortizzare meglio il costo di 40 euro per il bungalow, perché non si paga 40 euro persona, ma si paga 40 euro per il bungalow. Anche come la tenda, magari su più giorni, perché si paga la piazzola e poi tot al giorno. Quindi magari se vi fermate più giorni, inizia a avere un risparmio più sostanziale a mio avviso rispetto all'hotel. Però comunque per una notte a mio avviso fuori stagione conviene l'hotel.
Quindi io spero di essere stato abbastanza chiaro in questo video, perché vi vorrei portare la mia esperienza, vorrei esservi appunto utili nel scegliere al meglio le strutture dove pernottare. Quindi direi in bassa stagione quello che conviene di più è l'hotel. Io ho scelto, ragazzi, un hotel, era mi pare 2 stelle, quindi non era un hotel 4-5 stelle, però comunque mi sono trovato molto bene, devo dire, cioè, i servizi sono stati ottimi e sicuramente rispetto al campeggio. Anche un hotel 2 stelle penso che sia qualitativamente più alto, perché comunque non dormite in tenda e anche i servizi, devo dire, magari sono un po' più puliti, i servizi igienici, devo dire, tipo il bagno, la doccia, sono un po' più curati, un po' più puliti e comunque sono tutti per voi. Ecco, quindi io spero che questo video di un po' di numeri vi sia stato utile e vi sarà utile magari per sapere un po' come comportarvi nella prenotazione di alberghi e tutto. Nel prossimo viaggio vorrei anche provare un altro tipo di struttura, ovvero prenotare tramite Airbnb. Io comunque vi lascio i link in descrizione, invito un amico, quelle robe lì, sia di Booking che di Airbnb, se volete prenotare, visto che avete anche gli sconti. Io comunque, ragazzi, vi saluto qua, spero che vi sia stato utile il video e ciao ciao. I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma